Sono molte le persone che non capiscono che ogni volta che superano se stesse un po' di più, il risultato è che imparano ad amarsi ed apprezzarsi un po' di più. Benvenuto su Crescita Personale Finanziaria. In questo video di Joe Dispenza in italiano viene spiegato in maniera approfondita quello che ognuno di noi dovrebbe fare per riprogrammare l'inconscio e avere un mindset vincente. Secondo il dottor Joe Dispenza, se ti impegni per cambiare la tua personalità, anche la tua vita cambierà da un momento all'altro. Non si tratta della tua ricchezza, della tua salute o della tua liberazione, ma della persona che diventi. Quali scelte vorresti fare e quali comportamenti vorresti cambiare? Sei uno che si lamenta, ti incolpi, ti giudichi, stai inventando scuse. Ogni volta che parli di te stesso usi frasi che ti denigrano e ti sminuiscono. Per avere una mentalità vincente, per avere una crescita personale e una crescita spirituale soddisfacente, devi assolutamente riprogrammare la tua mente, riprogrammare il tuo subconscio. Secondo Joe Dispenza, tutto ciò che ci compone, ossia i nostri pensieri, le nostre memorie, i nostri sentimenti, le nostre abilità, i nostri timori e le nostre abitudini, è inciso nelle cellule del nostro cervello, nel nostro subconscio. Quando apprendiamo anche solo una piccola informazione, le minuscole cellule del nostro cervello iniziano a creare nuovi collegamenti tra di loro e questo inevitabilmente apporterà dei cambiamenti dentro di noi. Il cervello è l'organo del cambiamento. Grazie alla neuroplasticità del cervello, ossia la capacità del cervello di adattare la propria struttura in risposta a una varietà di fattori e stimoli interni o esterni, è possibile riprogrammarlo. Ma come si può riprogrammare il subconscio? Come si fa a riprogrammare la mente per la propria crescita personale? Prova a scegliere solo tre cose che non vuoi più avere nella tua vita. Quali sono le emozioni che ti mettono nei guai? Se non lo sai, prova a chiudere gli occhi per 30 minuti e guarda dove si dirigono i tuoi pensieri e quali emozioni emergono. Prova a domandare a te stesso se si tratta di frustrazione, inutilità, insicurezza, senso di colpa o vergogna. È sufficiente che tu sia consapevole di questi sentimenti e della loro presenza e semplicemente rivivili nella tua mente. A chi dice che non bisogna focalizzarsi sulle cose negative, Joe Dispenza risponde che purtroppo lo devi fare per capire dove devi apportare i cambiamenti e anche perché purtroppo la negatività costituisce il 65% della tua natura, è quello che sei. E ora, se vuoi migliorare, devi cambiare la natura della tua personalità, che è così radicata in te. Ciò significa che dovrai combattere il bisogno del corpo di sottomettersi ai modelli familiari della tua personalità. Devi combattere la necessità di compiere sempre gli stessi gesti e di rimanere alla dipendenza mentale dai pensieri. Se esegui le stesse azioni, formuli gli stessi pensieri ed esprimi le stesse emozioni, ogni giorno allo stesso modo, come puoi sperare che qualcosa cambi nella tua vita? Una volta che prendi coscienza di come funziona la formula mente-corpo, riuscirai ad evitare azioni inconsce come quella di arrabbiarti come un pazzo perché sei in mezzo al traffico. Se usi la meditazione come strumento per controllare la tua mente, riuscirai a controllare quella voce interiore e quel programma che regola il tuo subconscio. E per far questo ci vuole un'enorme quantità di consapevolezza. Richiede un'enorme quantità di vigilanza e consapevolezza e non puoi sviluppare consapevolezza senza energia. Quindi devi aumentare il tuo livello di energia, altrimenti ti sentirai esausto e incapace di funzionare. Ti trascinerai indietro. Se inizi a diventare consapevole di questi pensieri subconsci, questi non potranno più passare inosservati. Non passeranno dalla tua coscienza senza che tu te ne accorga. E ci sono studi che dimostrano che questo è un processo appreso e acquisito. Riuscirai a sentire il pensiero prima che arrivi. Quindi inizi a creare e collegare nuovi pensieri. Inizia a pensare a te stesso. Chi sarò quando aprirò gli occhi?
Come creerò il cambiamento nel mio mondo oggi? Cosa farò? Come darò agli altri? Qual è l'obiettivo generale? Quali cose voglio davvero fare oggi? L'atto di chiudere gli occhi è molto importante. Comincia a pensare e praticare nella tua immaginazione le cose che vuoi fare. Il tuo cervello non conosce la differenza tra praticare nell'immaginazione ed eseguire effettivamente queste azioni. E se continui a praticare regolarmente, inizierai ad installare l'hardware nel cervello, come se queste cose e azioni fossero già avvenute. Così in questo modo il cervello non riesce a mantenere l'accessibilità al passato. Stai preparando la mente, e se continui a farlo in modo regolare, l'hardware diventerà software. Capisci cosa significa? Puoi diventare quella persona felice che hai sempre immaginato. Non c'è sorpresa o magia lì. Hai installato un nuovo hardware. Gli ormoni dello stress stimolano il corpo, quindi c'è stress sul corpo. Gli ormoni dello stress allertano il cervello in modo che tu possa essere consapevole di tutto ciò che accade intorno a te, come un polpo con le braccia in tutte le direzioni. Devi controllare e prevedere tutto nella tua vita. E se vivi sotto il controllo di questi ormoni dello stress, metti sempre la tua attenzione e la tua energia nel futuro preconosciuto, sulla base del passato. Allora sei in un lasso di tempo predeterminato. Quindi, riflettendo, come si può rendere reale e concreto un pensiero? Chiudendo semplicemente gli occhi. Disconnettiti dall'ambiente. Meno esposizione avrai agli stimoli sensoriali che entrano nel cervello, meno distrazioni ci saranno. Metti un po' di musica tranquilla di sottofondo, usa i tappi per le orecchie, qualsiasi cosa per ridurre la distrazione. Ora sei seduto, quindi non mangi, non assaggi, non odori, non senti. C'è meno informazione sensoriale assorbita nel cervello e questo ti consente un maggior cambiamento nelle onde cerebrali. Cominciano a muoversi lentamente e passi attraverso le onde cerebrali beta, un luogo in cui sei consapevole del tuo corpo e del suo posto nel mondo e nello spazio generale. E i sensi ti trasmettono informazioni. Meno informazioni sensoriali assorbite ti consentono di spostarti dal mondo esterno al mondo interiore. E smetti di essere la voce interiore che ti parla. Quando le tue onde cerebrali fanno un cambiamento, inizi a vedere immagini, panorami e simboli. Dopodiché, le onde cerebrali passano alla fase alfa e lì inizi a creare, sognare e a immaginare. Rimani seduto per un'ora senza fare altro che pensare. Sicuramente, mentre sei in questa fase, il tuo corpo cercherà di ribellarsi, ti verrà voglia di andare in bagno, di prendere un caffè, di leggere delle mail o di andare su Facebook. Questo ormai lo sai, è un piano noto. Ed è in questo momento che devi dire al tuo corpo: oggi ci sediamo e ci concentriamo sul cambiamento. E ti siedi e fai il lavoro anche se il corpo cerca di resistere. Se fai questo, quando comincerai la tua giornata, sarai più gentile, più calmo, meno giudicante e più paziente. E soprattutto più presente, perché vivi nel momento presente. Ciò significa che non stai andando nella direzione di un futuro predeterminato. Non sei nel passato familiare, gestisci il tuo tempo dal presente. Quindi dirigi la tua attenzione e la tua energia nel momento presente. Riuscirai ad avere molta energia per fare cose straordinarie e riconoscerai quando qualcuno è presente come te nella tua vita, perché dirigono la loro attenzione su di te. E saprai anche quando non sono presenti, perché non trasmettono interesse e presenza. Quindi l'atto di diventare più consapevoli significa che stai prestando maggiore attenzione al momento presente e riesci a riprendere pieno possesso del tuo potere da tutte le cose e le persone della tua vita. Riprendi letteralmente il controllo della tua vita e non pensi più al tuo telefono, al tuo capo o ai social. Quando non analizzi più i pensieri, questo
è il luogo che separa il conscio dal subconscio. Significa che dove metti la tua attenzione e dove va la tua energia. Sì, all'inizio sarà un po' complicato, ma se ci tieni, riuscirai ad abituarti e riuscirai ad investire tutta la tua energia vitale per portare dentro di te tutto l'amore che vuoi. E il corpo inizierà a rispondere e nel giro di poche settimane, se pratichi più volte al giorno, prima o poi questo luogo comincerà a fiorire e a produrre risultati. Sarà fantastico, inizierai a provare un senso di amore che va oltre la comprensione e la spiegazione. Quindi chiudi gli occhi e prenditi una pausa dalla vita che sei abituato a vivere. Disconnettiti dal corpo e dall'ambiente, disconnettiti dal sistema temporale che ti stressa. Concediti 45 o 20 minuti o quello che puoi, perché quando investi in te stesso, investi nel tuo futuro. E quando credi in te stesso, credi nelle possibilità. E quando credi nelle possibilità, credi in te stesso. E se non credi nelle possibilità, allora non credi in te stesso. Evolvi il tuo cervello, riprogramma la tua vita, cambia il tuo destino. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per non perderti i nostri aggiornamenti. Se sei interessato e vuoi approfondire questo argomento, puoi trovare il link di altri video simili qui sotto in descrizione. Buona vita da crescita personale e finanziaria.